Con noi c'è il generale Roberto Vannacci. Buonasera, generale. Buonasera, dottor Molinari, e buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera, buonasera. Allora, io le dico perché sono rimasto molto colpito e ho voluto che lei fosse presente gentilmente, perché immagino che questi siano giorni parecchio tesi, no? Parecchio complicati. Insomma, è iniziata la campagna elettorale, c'è la presentazione del suo nuovo libro, ieri era la presentazione anche del libro del vice premier Salvini. Ma proprio su questo, no, lei ha ringraziato il giornalista, il primo giornalista che le fece una recensione negativa, ovvero Pucciarelli di Repubblica, senza la quale, diciamo, lo riconoscerà anche lei, probabilmente il libro non avrebbe avuto tutto il successo che ha avuto. E c'è stata la ribellione di tutta la redazione di Repubblica. Possiamo vedere il comunicato del comitato di redazione in cui l'accusano delle peggiori infamità, attacco di Vannacci a un giornalista di Repubblica, al comitato, eccetera, eccetera, accusano di essere squadrista. Ma lei ha semplicemente ringraziato Pucciarelli, o sbaglio? No, è proprio quello che sta dicendo. Quindi questo fa vedere qual è il sentimento vero di questo giornale, no? Che praticamente attacca tutti, esprime opinioni su chiunque, però quando qualcuno esprime ironicamente e fa riferimento a un giornalista di questo giornale, loro si ribellano chiamando in causa lo squadrismo, i Manganelli, la Forza, e quasi come se qualcuno volesse limitare il loro diritto di espressione, che invece loro manifestano ogni giorno, ogni mattina, con il loro quotidiano nelle edicole. Quindi no, non è così assolutamente. Matteo Pucciarelli è un giornalista di Repubblica che il 17 agosto mise il mio faccione in prima pagina dicendo: omosessuali non siete normali, le sparate del generale su donne, gay, immigrati e così via. E fece un articolo estremamente pungente e devo dire forse anche pieno di estremizzazioni e di decontestualizzazioni, criticando estremamente causticamente quello che avevo scritto e dicendo chiaramente che io non avrei avuto il diritto di scriverle quelle cose. Ecco, a seguito di quel suo intervento estremamente sarcastico, per usare una parola anche abbastanza morbida, il libro ha cominciato ad avere un incredibile successo. Lei pensi solo che il giorno dopo l'apparizione di questo articolo il libro ha venduto 17.800 copie in una sola giornata. E quindi questa procedura, no, di demonizzare le persone si è ritorta quasi in maniera esattamente opposta su chi invece aveva usato questa tecnica. Quindi lui voleva probabilmente prendermi come bersaglio, demonizzarmi, far vedere al mondo quanto io fossi una persona inaccettabile e che non potesse esprimere delle opinioni, e invece questo ha decretato la mia popolarità. Quindi ieri al ministro Salvini, in maniera ironica, ho augurato la stessa cosa, ho augurato che proprio lo stesso dottor Pucciarelli potesse fare un articolo sul suo libro e che lui, a seguito di questo articolo, potesse vendere altrettante copie, quindi quasi 300.000, perché a tanto ammonta la diffusione del mio libro oggi. Cioè, era una cosa... Questa cosa è stata presa quasi come un metodo squadrista, addirittura, no? Ma invece no, quindi... si augurava che succedesse, voglio dire, che comunque ringraziava Pucciarelli, ecco, questo mi sembra... Cioè, è una cosa veramente... veramente incredibile. Lei dice, insomma, si augura che succeda di nuovo. In realtà è già successo, no? Perché anche il post sui social del PD con la sua faccia, sempre il suo faccione, come ha detto lei, con su scritto sopra "ignoratelo", è un modo di farle pubblicità, no? Di farle campagna elettorale, anche quello. Ma sì, assolutamente. Io penso che sia proprio così. A parte il fatto che, insomma, è anche un modo strano per fare campagna elettorale, perché se avessero voluto ignorarmi avrebbero dovuto farlo senza bisogno di diventarsi un manifesto. Invece, in maniera molto maldestra, perché tale si può classificare questo modo di esprimersi, hanno voluto fare un manifesto, se vuole anche poco opportuno, no? Nel quale si diffondesse il messaggio di ignorarmi. Ecco, è esattamente l'effetto contrario è quello che sta succedendo. Io ho preso quel manifesto, l'ho stampato sotto forma di maglietta, e alla prima presentazione, immediatamente dopo l'apparizione di questo manifesto, mi sono presentato con la maglietta con scritto "ignoratelo". È chiaro che questa forma di comunicazione è apparsa su tutte le TV, su tutti i social, su tutti i giornali. Quel post ha fatto non so quante visualizzazioni, mi sembra 500.000,
E quindi, insomma, l'obiettivo era quello di farmi sparire, e invece mi hanno portato alla ribalta. Questo è quello che fanno determinati soggetti in maniera molto maldestra, senza neanche rendersi conto di quelle che sono le norme proprio basilari della comunicazione. Oh, intanto, scusa, perché magari qualcuno potrebbe non crederci. Possiamo sentire le parole che ha detto? Tanto durano 30 secondi, no? Si sente un po' male l'audio, però insomma, secondo me si capisce che in realtà lei proprio ringraziava il giornalista di Repubblica e non è che lo metteva alla berlina. Cioè, aspetti, qual è stato il termine utilizzato? Vabbè, adesso lo recuperiamo. Intanto sentiamo le parole, per favore. Grazie. Mario, dalla regia. Io ti auguro veramente di avere lo stesso successo che ha avuto la mia prima pubblicazione. E ti farò una piccola raccomandazione. Manderò un messaggino a Cucciarelli, che è stato il promotore, il grandissimo promotore del mio primo libro, affinché faccia il più presto possibile una recensione anche sul tuo, in modo tale che ti auguro ancora più delle quasi 300.000 copie che ho venduto nel mondo fantastico. Mi sembrava onesto e sincero, non era uno sbeffeggiamento, non era un attacco. Ecco, questi sono stati i termini utilizzati da Repubblica. Cioè, sinceramente ha ringraziato, l'avrei ringraziato anch'io se fossi stato in lei, generale. No, assolutamente, erano frasi e parole assolutamente continenti, non c'è stata un'offesa, non c'è stata un'esagerazione. Nella quale io in maniera ironica ringrazio il dottor Cucciarelli per quello che ha fatto e mi auguro che faccia la stessa cosa con il ministro Salvini. Quindi veramente questa reazione della redazione di Repubblica totalmente fuori luogo. E probabilmente otterrà lo stesso effetto, no, di quello che è successo con il mio libro. Ovvero si metteranno in ridicolo e tutte le persone che leggeranno questo appello avranno effettivamente l'immagine di quello che effettivamente è la redazione di questo quotidiano. Oh, intanto scusi, perché lei, ho detto, sta presentando anche il nuovo libro, no? Il coraggio vince, quindi tra l'altro lo sta presentando in tutta Italia, ma sta avendo delle difficoltà a presentarlo. Mi risulta che a Cremona, per esempio, non sia possibile farlo dentro la città, no? Sì, sono un po' le stesse cose che mi stanno succedendo e che sono successe anche durante la presentazione del Mondo al Contrario, ovvero c'è una censura che espleta la sua funzione sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista morale. Da un punto di vista fisico spesso succede che i proprietari di quei locali, e che dovrebbero metterli a disposizione, no? Spesso sono locali pubblici, si rifiutano di farlo o vengono minacciati addirittura quando invece si prestano a farlo, per fare in modo che i locali non vengano messi a disposizione del sottoscritto. È successo già a Verona circa 2 mesi fa e adesso è successo a Cremona, dove una persona che voleva invitarmi proprio per presentare il libro si è rivolto a questo teatro e quando hanno saputo che si trattava della presentazione del mio libro hanno negato la possibilità di poter affittare la sala. Sì. E poi si manifesta anche... E deve andare a 20 chilometri da Cremona, se non sbaglio, vero? In un piccolo centro a 20 chilometri da Cremona, non a Cremona per presentarlo, giusto? Sì, avverrà poi in un piccolo paese vicino a Cremona, come peraltro era successo a Verona, che a seguito dell'impossibilità da parte del proprietario del locale, che era stato minacciato anche fisicamente, di concedere la sala perché si era preso paura, la presentazione è stata spostata a Tregnago e anche questo si è ritorto contro i minacciatori, contro i violenti, no? Perché mentre a Verona la sala che sarebbe stata messa a disposizione poteva contenere, mi sembra, al massimo 250 persone, nella sala in periferia ne sono affluite 750 e altre 300 sono rimaste fuori perché non c'era più spazio. Quindi questa voglia e questo istinto di censurare, di mettere alla berlina, di quasi negare la possibilità di esprimersi, poi nella realtà si ritorce immediatamente contro chi usa queste procedure, almeno nel mio caso è successo esattamente questo. E poi mette in luce questi metodi violenti, questi metodi totalitari che queste persone usano nei confronti di chi non la pensa come loro. Sì, poi sempre lo stesso giornale che ironizza sul fatto che lei sia stato editato, che l'edizione sia PM, cioè il gruppo Mondadori, non male per un autoproclamatosi ostracizzato dal potere, dal sistema.
cioè come se non avesse il diritto, a parte che dopo 300.000 copie, francamente, immagino che non abbia avuto difficoltà a trovare un editore, insomma, no? Immagino. Quindi... No, ma infatti è proprio quello che probabilmente non sanno, che il primo libro è stato autopubblicato. Certo. Con Amazon e ha avuto un grande successo, quindi alla fine l'editore non me lo sono neanche cercato, e l'editore stesso si è cercato me e mi si è proposto quale possibile casa editrice nel caso io avessi scritto un secondo libro, ed è ciò che effettivamente è successo. Io sono estremamente grato a PM e al gruppo Mondadori perché in maniera autonoma mi hanno proposto questa possibilità e io l'ho accolta. Però non sono stato io a volermi imporre o a volermi assolutamente proporre in una maniera forse anche troppo insistente presso una casa editrice. Sono state le case editrici che, a seguito del successo del primo libro, hanno visto la possibilità probabilmente di incrementare la propria rilevanza anche pubblicando una seconda edizione di quello che poteva essere un mio scritto. Senta, prima di lasciarla andare, ma insomma anche perché ne abbiamo parlato in privato, ma lei vengono attribuite delle frasi che lei dice io non ho mai detto, addirittura vanno a cercare anche amici degli amici degli amici per sapere se io le ho dette, non le ho dette, le ha dette lui mentre mi vedeva a me, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio quella dei ragazzi con disabilità che andrebbero isolati, no? Lei non l'ha mai detto che andrebbero messi in un'aula particolare. Insomma, lei sostiene di aver detto che devono essere più seguiti, non che debbano avere delle classi speciali. Assolutamente, infatti basta leggere il testo dell'articolo. Intanto parlavo di personale normodotato, quando parlavo delle classi che potevano essere indirizzate a personaggi che avevano più capacità e altre classi invece che potessero essere riempite con personaggi con capacità più modeste, no? Che sono quello che poi avviene in tanti paesi, non è un'idea malsana di Vannacci, è quello che avviene in tanti paesi, per esempio in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, in Danimarca, dove le classi sono suddivise per capacità e poi gli studenti possono passare da una classe all'altra a seconda delle capacità che dimostrano. Non mi sembrano questi paesi caratterizzati da dittature o da discriminatori, sono semplicemente tecniche didattiche diverse. A quel punto l'intervistatore mi ha detto, ma non le sembra discriminatorio, e i disabili? E io ho detto, no, i disabili intanto hanno bisogno di specialisti, perché non ci si può dedicare a una persona che ha questa diciamo, purtroppo questa problematica senza appellarsi a delle persone che abbiano specificatamente studiato e che siano specificatamente preparate per confrontarsi con questa realtà. E non basta mettere queste persone insieme agli altri, che è cosa sacrosanta, in modo che possano socializzare, ma bisogna dedicare loro delle specifiche attenzioni, una cura e un'attenzione e delle tecniche peculiari, che non solo si concretizzino con del personale dedicato, ma anche con delle strutture ad hoc, perché questi signori vanno accompagnati in ogni passo per consentire loro di realizzarsi nel miglior modo possibile. Quindi non ho mai parlato di classi separate, non ho mai parlato di ghettizzazione, ma anzi ho esaltato il fatto che debbano essere accompagnati e debbano essere aiutati, seguiti e supportati in maniera molto più evidente, costante e peculiare. Quindi si sono inventati un titolo totalmente diverso, hanno voluto come al solito demonizzare quello che io avevo espresso, e sta succedendo esattamente la stessa cosa di quanto è avvenuto con la pubblicazione del mio libro, perché l'italiano medio non è stolto, e quindi quando succede uno scandalo probabilmente si va a leggere effettivamente quello che è stato espresso e capisce che io avessi detto una cosa quasi banale e che non era assolutamente vero quello che mi era stato attribuito. Quindi la procedura si ripete, questi signori imparano poco. Poi lo stesso Pucciarelli, per dire, tempo fa era andato a cercare tra tutta una serie di miei amici che mi seguono sui social per vedere se qualcuno di loro faceva dei commenti che potevano essere attribuiti a una destra estrema di questo paese, no? Come se il fatto di avere per esempio degli amici di estrema destra dovesse poi ricondurmi a una tale frangia politica, no? Uno può avere amici di qualsiasi tipo, non è che io poi mi scelgo gli amici... sono problemi miei, io non è che mi scelgo gli amici in base alle loro idee politiche, mi scelgo gli amici in base al mutuo rapporto di simpatia o di
di condivisione, cioè, di molte esperienze si travasava la loro posizione politica sulla sua, insomma, no? Come se lei fosse responsabile dell'orientamento politico di qualche suo amico o follower addirittura, quindi cioè è una cosa veramente incomprensibile. Ma insomma, questa è la politica, proprio nel salutarla, che impatto ha avuto proprio con il mondo della politica, proprio quella fatta strada per strada, insomma, perché sta cominciando la campagna elettorale, quindi insomma poi chissà, magari andrà a Bruxelles o Strasburgo, insomma, che impressione ha avuto di questo mondo della politica in cui una cosa che tu dici può essere girata, rigirata contro di te? Guardi, io ho incontrato tanta gente corretta in questi primi giorni di frequentazioni del mondo politico, che stimo e con la quale sono pronto a percorrere una strada insieme. Però è anche vero che ho incontrato anche tantissime persone di grande scorrettezza e che cercano di ribaltare e di rigirare le frasi, gli atteggiamenti, addirittura le foto, per creare un vantaggio a loro favore, o addirittura peggio, no? Fosse solo un vantaggio a loro favore lo capirei, come in una sana competizione. No, per azzoppare l'avversario, per cercare di metterlo fuori gioco e quindi insomma toglierlo dai possibili competitors. Se questo fosse fatto con onore, con rispetto, con lealtà, la cosa non mi darebbe fastidio, però invece vengono usati metodi che tutt'altro sono tranne che leali e rispettosi del prossimo e degli avversari.